Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa iniziativa organizzata da Vodafone Business in collaborazione con Assofranchising, l'associazione italiana franchising, che ringrazio per la collaborazione che ha portato. L'obiettivo di oggi è quello di discutere di quali siano stati e di quali potranno essere gli scenari di evoluzione di un settore che, fra tutti quelli che sono stati impattati dai momenti difficili che abbiamo passato tutti insieme, ha avuto anche il compito e la responsabilità di garantire la catena della distribuzione e il suo funzionamento. Il fatto che tutte le cose di cui nei diversi momenti e nei diversi settori i consumatori hanno avuto necessità di utilizzare, ecco, potessero arrivare ai loro fruitori finali. Io mi chiamo Alessandro Canzian, mi occupo di marketing all'interno dell'organizzazione Vodafone Business e cercherò di condurre con un buon ritmo questa sessione di ospiti e di esperienze concrete che arrivano dalle aziende, dalle reti. Ecco, vi accompagno attraverso l'agenda e dopo questa mia introduzione avremo una vista sul settore, una vista sul mercato, realizzata con una survey che Assofranchising ha portato avanti in queste settimane, in questi mesi, fra di voi, fra la rete degli associati. Ce la descriverà il segretario generale di Assofranchising, Augusto Bandera. Subito dopo vedremo alcune esperienze concrete di aziende. Marco Speretta di Gabetti e Raffaello Pellegrini Naturhaus ci racconteranno cosa è accaduto nelle loro esperienze durante il lockdown, quali sono le strategie che hanno adottato per poi ripartire e com'è cambiata la relazione fra i loro punti vendita e i loro clienti, come hanno cambiato il modo di lavorare in azienda. Avremo poi una tavola rotonda che toccherà i temi un po' più caldi relativi alla digital transformation, l'evoluzione dell'interazione col cliente, quindi diciamo avrà una proiezione un po' più orientata al futuro, a quello che ci aspetta. Ci raggiungerà il CIO del gruppo Feltrinelli, Luca Castellano, che ci aiuterà a avere anche una lettura tecnologica, appunto digitale, di questi fenomeni. Alla fine Donato Di Nella, che è direttore vendite di Vodafone Business per le grandi aziende, ci riporterà un po' di punti di vista che abbiamo raccolto osservando come si è mosso e come hanno interpretato le diverse strategie di reazione e di continuità le aziende nostre clienti. E poi avremo, credo, un po' di tempo per il Q&A. Ecco, durante tutti questi passaggi mi piacerebbe che raccogliessimo appunto in modo digitale, un po' le parole più ricorrenti, quelle che ritenete più importanti, e poi alla fine, magari con questo gioco, riusciremo a fare una sintesi della chiacchierata di un'oretta che ci aspetta. Ecco, per poter registrare le parole più rilevanti col vostro telefono, è il modo più veloce, potete andare sul sito menti.com, utilizzare il codice 34 43506 che ritroverete nel put delle slide successive e segnalare appunto le parole che vi risuonano di più, quelle che pensate essere più rilevanti. Ora, senza perdere ulteriore tempo, introduco Augusto Bandera, il segretario generale di Assofranchising, e chiedo a lui qual è la vista che l'associazione ha raccolto nei suoi associati. Grazie Alessandro, buongiorno a tutti i partecipanti. Sì, sono
Sono onestamente molto contento intanto di questa collaborazione, dello spazio che ci siamo ricavati con i colleghi di Vodafone, nel mio caso colleghi in tutti i sensi, visto che da lì provengo, e credo sia importante, come dire, fermarci un attimo a fare qualche riflessione, proprio in questo momento, e come diceva Alessandro, proprio dopo questo passaggio direi fondamentale dove ormai abbiamo imparato purtroppo a parlare di pre-Covid e post-Covid. Dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio, poi vedremo, ecco, questa è la vista, come anticipava Alessandro, dell'ultimo rapporto che abbiamo stilato sul franchising in Italia. Senza volervi annoiare eccessivamente, diciamo che l'ultima colonna a destra ben fotografa il fatto che sia come dire, un formato distributivo estremamente importante e solido. Come vedete, il giro d'affari durante il 2019 è cresciuto di oltre 4 punti percentuali, 4,4, sono aumentate le insegne. I punti di vendita sono aumentati di quasi il 5%, sono aumentati del 5% gli addetti, quindi diciamo che è una, come dire, una fotografia peraltro non isolata, quindi con orgoglio dico che è una fotografia che se andassimo a vedere a ritroso negli ultimi 10 anni non si discosterebbe eccessivamente da questa, nel senso che sono sempre numeri in crescita. E quindi questo fotografa appunto un po' un settore e un formato più che un settore in ottima salute. Tutto questo, come vi dicevo, pre-Covid. Durante il Covid abbiamo visto come dire, una situazione invece molto complicata, evidentemente per tutti. Molto complicata, ma che in qualche modo anche qua ci ha dato, come dire, conferma della solidità di un sistema, di un modo di interpretare il retail, di un format di retail. Dico questo perché potete vedere nella slide successiva una survey che abbiamo fatto dopo la pubblicazione del rapporto, che come vi dicevo fotografa il 2019. Però ovviamente il 20 si è aperto con questo evento epocale, quindi abbiamo provato a rifare sia a giugno che a settembre una piccola survey, non un rapporto evidentemente intero come quello che facciamo annualmente, e abbiamo intervistato i nostri associati. Che cosa ci hanno raccontato? Beh, in sintesi, le domande che gli abbiamo fatto sono state sui punti vendita e sul fatturato. Quindi in modo molto brutale abbiamo chiesto se la proiezione fosse di un numero di punti vendita in calo importante, ovvero un calo fino al 20%, in calo estremamente rilevante e significativo, ovvero fino a un 50% di riduzione, oppure se c'era anche addirittura dell'ottimismo che vedeva le reti in crescita come numero di punti vendita affiliati, o fino al 20% o addirittura al 50%. Allora, le risposte che abbiamo avuto a giugno erano evidentemente molto molto a ridosso appunto del momento apicale della pandemia e quindi abbiamo avuto di fatto una grandissima parte dei nostri associati che ci ha detto, ovvero il 54% del campione, ci ha detto che avrebbe chiuso punti vendita, avrebbe visto, non chiuso, avrebbe visto una riduzione dei punti vendita fino al 50%. Quindi la somma di chi prevedeva una riduzione fino al 20% o fino al 50% arrivava al 54% del campione. Rifatta la stessa domanda a settembre, il 48% ci dà la stessa risposta, quindi 6 punti percentuali meno, che sembrerebbero pochi, ma in realtà vi danno una buona misura del fatto che come dire, la situazione probabilmente, e quindi il formato, mi ripeto, ha retto egregiamente rispetto ad altri comparti del retail italiano, dove invece questi numeri si sono ampiamente confermati o peggiorati. Se poi guardassimo il fatturato, addirittura, la previsione a settembre
cioè scusate, a giugno, era che per circa per poco meno dell'80% prevedeva dei cali di fatturato fino al 50%. La stessa domanda a settembre vede come risposta un calo overall di 4 punti percentuali, ovvero al 74%. Ma la cosa molto molto importante è che c'è stato una netta redistribuzione tra le ipotesi, diciamo, un po' negative e quelle decisamente drammatiche, quindi il meno 20 o il meno 50. Quindi mentre a giugno più o meno il campione si distribuiva equamente, a settembre abbiamo visto che una larga fetta di quel 78% ci dice che avrebbe avuto e avrà e stima di avere un calo del 20%. Ora, se consideriamo che rappresentati i giorni di apertura di un intero anno, quelli di chiusura da lockdown rappresentano il 17%, dire che ho avuto una perdita di fatturato del 20 è una situazione sicuramente molto molto seria, ma è decisamente coerente con il tempo in cui ho tenuto l'esercizio chiuso. E quindi diciamo che tecnicamente in moltissimi casi il fatturato non era proprio fattibile, quindi ero in qualche modo obbligato alla chiusura. Questo poi magari ne parleremo con Alessandro Canziane, forse in chiusura con Donato Di Nella. Evidentemente è parzialmente vero, ovvero io sto dipingendo il quadro in una maniera tale da appunto ascrivere il calo di fatturato interamente alla chiusura. In realtà loro ci spiegheranno e ci insegneranno che un nuovo modo, e anche i miei associati Naturhaus Gabetti ci spiegheranno che ci sono delle nuove modalità che hanno sicuramente preso un accelerato e un abbrivio forte durante il lockdown, che avrebbero potuto ulteriormente ridurlo questo 20% di perdita. Perché? Perché ovviamente la chiusura fisica dell'esercizio commerciale non deve necessariamente determinare una perdita di fatturato equivalente, ma appunto con gli strumenti digitali, e-commerce e quant'altro possiamo in qualche modo recuperare. Quindi diciamo che in estrema sintesi, sistema franchising Italia, sistema molto solido fino al 2019, ha dimostrato grandi sintomi di resilienza e resistenza anche durante questi primi mesi del 2020 in preda a una pandemia globale. Perché? Perché ha perso meno di quello che noi stessi avevamo previsto, ma soprattutto ha retto molto di più di altri format distributivi. Questo ovviamente non è né fortuna né alchimia, è il modo con cui il franchising è costruito. È un sistema a rete, è un sistema dove c'è una condivisione del rischio, c'è un imprenditore, un'impresa centrale che è appunto il franchisor, che ha capacità di gestire meglio rispetto a un singolo indipendente situazioni di grande crisi come quella che abbiamo vissuto. E adesso mi taccio e, come anticipava prima Alessandro Canzian, lascio la parola a Marco Speretta, che oltre ad essere uno dei nostri più importanti brand associati, è anche parte del consiglio direttivo di Assofranchising ed è nella vita vera, quella professionale, diciamo così, è direttore generale del gruppo Gabetti e contemporaneamente anche amministratore delegato di Tri Real Estate, che è il gruppo che racchiude alcuni diversi marchi sempre nell'immobiliare. Grazie Marco, ti lascio la parola. Grazie, grazie Augusto, buongiorno a tutti. Beh, non posso che confermare un po' quello che tu stavi dicendo e magari darvi una fotografia di quello che questo ha significato per il settore a cui io appartengo, quindi il settore immobiliare. Intanto ti confermo che l'effetto del lockdown da parte nostra non ci ha colpito in maniera esagerata, quindi quei volumi di cui tu parlavi, noi rappresentiamo, stiamo nella parte della forchetta più a sinistra, quindi che ha avuto meno danni. In che senso? Nel senso che
diciamo, dal punto di vista della crescita dei punti vendita, noi siamo comunque cresciuti rispetto all'anno precedente, quindi significa che gli affiliati nostri e quelli che ci guardano con interesse hanno percepito il valore che tu hai ben rappresentato di lavorare in rete, quindi di far parte di un qualcosa che in momenti così di difficoltà ti dà una grossa mano per affrontare la crisi, e quindi questo ci ha permesso anche in un periodo come questo di crescere e di incrementare il numero dei nostri affiliati. Questo è un tema molto importante. Anche dal punto di vista del fatturato il calo non è stato così significativo. È chiaro che c'è stato un calo nei periodi in cui siamo stati chiusi, ma il nuovo approccio, l'approccio che abbiamo utilizzato per reagire a questa nuova modalità probabilmente di lavoro che ci porteremo anche in futuro, ci ha permesso di addirittura avere un calo di fatturato meno che proporzionale rispetto al fermo macchina che abbiamo avuto per circa 2 mesi nel periodo secco di lockdown. Questo è un altro elemento molto importante. Come abbiamo fatto, come si fa ad affrontare una fase così, così complicata? Diciamo che c'è stata un'accelerazione importantissima nel modo di lavorare, quindi nel cambiamento già in corso del modo di lavorare dei nostri agenti, ai quali abbiamo fornito tutta una serie di strumenti che hanno portato l'operatività a potersi concretizzare anche da remoto, in tutto e per tutto anche da remoto. Chiaro che non è semplicissimo, perché noi vendiamo un bene che non è facilmente inviabile online, quindi non possiamo consegnarlo a casa, perché dobbiamo rappresentare un immobile, farlo vedere, far capire, far percepire l'importanza di un investimento che è spesso un investimento della vita, quindi dobbiamo ragionare un po' in ottica diversa. Però abbiamo messo in piedi un meccanismo che permette sia agli agenti immobiliari di andare a fare la loro attività preliminare, quella di ricerca degli immobili, con degli strumenti che utilizzando appunto la tecnologia ci sostituiscono quello di andare in giro a raccogliere informazioni e prendere incarichi. Poi abbiamo creato delle vere e proprie agenzie virtuali, quindi abbiamo spostato momentaneamente l'agenzia da fisica a virtuale. All'interno dell'agenzia virtuale si possono fare le stesse cose che si fa in agenzia, quindi prendere un appuntamento, avere un colloquio con il consulente delle varie attività che le nostre agenzie sono a disposizione del cliente, si possono visionare gli immobili con varie modalità come se si fosse, diciamo, in presenza fisica, si possono anche stipulare dei contratti, e devo dire che abbiamo fatto anche poche vendite nel periodo proprio di lockdown senza visionare l'immobile. Questo chiaramente è un piccolo esempio, perché prima di arrivare a questo c'è un cambio culturale importante che probabilmente non sarà certamente velocissimo, però i 2 mesi di lockdown penso che ci abbiano portato avanti invece di 2 o 3 anni in termini di velocità di cambiamento di operatività. Quindi voglio essere positivo anche nella lettura di questo dato, perché è chiaro che c'è stata la difficoltà e non si può negare, però ha portato anche alcuni effetti positivi da questo punto di vista. Quindi questo è un po' l'approccio che abbiamo seguito e che ci ha portato ad avere gli effetti che vi ho raccontato. Non so se proseguiamo su questo filone o facciamo comunque il giro di tavolo con gli altri colleghi. Grazie Marco. Mi piaceva sentire anche l'esperienza di Raffaello Pellegrini, che è l'amministratore delegato di Natura House. È un settore completamente diverso da quello di cui ci ha parlato Marco Speretta, però decisamente rilevante, diciamo, uno di quelli che non si può interrompere. Ciao a tutti, devo dire che trovarsi il 16 di marzo con 500 negozi chiusi è stata un'esperienza abbastanza interessante, una bella sfida. Fino a quel giorno Natura House era 100% offline, quindi non c'era vendita online. Nel giro di 2 settimane siamo riusciti a mettere online, con la possibilità di vendere prodotti, circa il 70% dei negozi.
perché solo il 70%? Perché il contratto di franchising non prevedeva la possibilità per noi di vendere prodotti online nelle zone di esclusiva assicurate contrattualmente ai nostri affiliati, per cui c'è stato un passaggio legale e quindi io personalmente ho dovuto spiegare il progetto a tutti gli affiliati uno per uno, spiegandogli anche il meccanismo poi di retrocessione a livello di royalty su tutto il venduto, oltre che la parte tecnica su come implementare il servizio. Questo 70% poi, visti i risultati, è diventato nel breve tempo un 85%, però ho ancora una resistenza di un 15% di affiliati che non si rassegnano al fatto che oggi non avere la possibilità di vendere online sia abbastanza anacronistico. Detto questo, Naturhaus è un'azienda un po' particolare, perché è vero che il codice Ateco dice che vendiamo prodotti alimentari, ovvero complementi dietetici di natura erbolistica, ma di fatto ci occupiamo di weight management attraverso educazione alimentare erogata con un servizio human to human. Quindi nell'implementazione della vendita online è stato fondamentale proprio l'apporto degli affiliati con il loro personale, perché di fatto la vendita online avveniva comunque dopo una consulenza fatta in remoto, che cercava di replicare fedelmente quella che era la customer experience che ogni cliente era abituato ad avere nel punto vendita. Ovviamente questa gestione dell'emergenza ci ha costretto a un processo di digitalizzazione dell'azienda che probabilmente avrebbe invece occupato un lasso di tempo molto più abbondante. Resta però il fatto che se è vero che durante il lockdown la vendita online ci ha garantito di fatturare un 40% rispetto a prima, quindi con una perdita secca del 60%, è anche vero che abbiamo avuto un effetto rimbalzo molto importante. A giugno, a luglio abbiamo fatturato più dell'anno scorso e la tranquillità della rete si è poi vista proprio nel corso del mese di agosto, perché se durante la prima decade eravamo in forte aumento rispetto alle vendite dell'anno scorso, nella seconda parte del mese i nostri affiliati erano così tranquilli che hanno pensato bene di chiudere i negozi e andare in vacanza. Io, nell'ultima decade di agosto avevo il 26% di negozi non operativi in più rispetto all'anno scorso. Questo è un ottimo segnale rispetto alla tranquillità della rete, che però ovviamente ha inibito magari una partenza con lo sprint nel mese di settembre, quindi in questo momento stiamo recuperando il terreno perduto. Rispetto ai numeri che ha snaturato sapientemente Augusto, mi ritrovo assolutamente, nel senso che ritengo che il calo di fatturato rimarrà congelato a fine anno, proprio nel calo di fatturato dovuto all'effettiva chiusura o parziale operatività dei punti vendita, e credo che tutto sommato a livello percentuale ci troveremo nella parte più felice della forchetta indicata. È stato un processo di trasformazione che ovviamente a livello nostro centrale ci ha impegnato tantissimo, però ci ha anche consentito di esplorare nuove modalità di gestione anche da parte mia della rete di vendita, nonché di formazione del personale, e questo sicuramente è un lascito più che positivo di quello che è successo, perché abbiamo potenziato moltissimo il canale di formazione online, che è uno degli asset migliori che abbiamo sempre avuto, ovvero quello della formazione personale. In questo momento però si fa in maniera molto più puntuale e precisa, e soprattutto con dei costi infinitamente più bassi rispetto al passato. Quindi sono d'accordo con Marco che non tutto il male è bien per nuocere, e quello che abbiamo imparato nel gestire quella crisi rimane come un'eredità positiva che ci consentirà in futuro di aumentare l'efficienza ottimizzando i costi, per cui insomma abbiamo imparato tutti qualcosa. Bello, perché è un messaggio estremamente positivo e di fiducia, che credo sia una di quelle cose che come quelle preziose va condivisa. Ci hai parlato di tecnologia e non necessariamente solo di e-commerce, ma anche di strumenti e piattaforme per
per il training a distanza e per lo sviluppo delle risorse. Marco Speretta ci ha parlato di tecnologia per la virtualizzazione dell'agenzia e della visita dell'immobile, del bene che è oggetto della loro vendita. Approfitto per chiedere a Luca Castellano, che di tecnologia fa proprio il suo mestiere, come dal suo punto di vista, quindi da quello di chi è in qualche modo al servizio della rete di vendita, è cambiato il flusso dei consumi e si è modificata la modalità di acquisto da parte dei clienti. Buongiorno a tutti. Sì, la risposta è cambiato molto, nel senso che si è scoperto anche in settori, diciamo, più resistenti al cambiamento e alla digitalizzazione, sicuramente nel periodo di lockdown, ma anche, diciamo, nelle limitazioni che hanno conseguito il periodo di lockdown, sicuramente una propensione verso il mondo digitale superiore. I nostri e-commerce hanno sicuramente migliorato la performance, ahimè a discapito ovviamente della rete fisica, ma devo dire, guardando anche i numeri, che in realtà non c'è stata una distrazione esclusiva di consumo, cioè chi prima comprava, diciamo, era abituato a comprare nel mondo fisico, si è spostato nel comprare nel mondo digitale, ma in realtà c'è stato proprio un interesse, diciamo, molto più ampio verso l'acquisto nel mondo digitale. I canali di vendita, devo dire che l'ambito digitale sta diventando un must ormai, diciamo, per la rete fisica, soprattutto chi vende bene al dettaglio, nel senso che oggi faccio un esempio della mia azienda, dei nostri punti vendita, ma comunque di punti vendita assimilabili, cioè il cliente ha bisogno di continuare ad avere un'esperienza emozionale all'interno del punto vendita. Questo in qualche modo, con le limitazioni che tuttora ahimè ci sono e chissà fino a quando dureranno, probabilmente deve essere alimentata e trasformata attraverso gli strumenti digitali, quindi la solo e-commerce non basta più. Credo che le aziende che hanno un buon fatturato sul mondo e-commerce e un buon fatturato, diciamo, sulla rete fisica, e quindi una è complementare dell'altro, ancora di più devono creare questa simbiosi e ridurre sempre di più la distanza nell'accesso al consumo, portando nell'e-commerce probabilmente, chiamiamola ancora così, un po' di umanità che c'è sicuramente nella rete fisica, e portando un po' di velocità e accesso, diciamo, al prodotto tipico del mondo digitale nella rete fisica. Questo secondo me sarà la sfida per i miei colleghi dei prossimi mesi, perché è stata dura, anche noi abbiamo sofferto molto, c'è una ripresa e comunque gli accessi sono ancora limitati, e c'è una grossa anche prevenzione e in qualche modo titubanza da parte dei consumatori ancora ad avere i comportamenti abituali prima del Covid. Quindi diventa un must sviluppare strumenti digitali anche all'interno delle reti fisiche. Ecco Luca, con questo mi hai un po' aperto alla seconda domanda che volevo condividere con voi. Ecco, come evolverà l'interazione con il cliente? I segnali che abbiamo avuto subito dopo la riapertura riteniamo siano qualcosa che identifica un trend, e che quindi le modifiche nell'interazione saranno queste, o ce ne potranno essere altre? Ecco, qual è il tuo punto di vista? Allora, secondo me sì, cioè è stato un momento di osservazione, di studio, anche il cambio di comportamenti durante, diciamo, la riapertura degli esercizi, e quindi la ripresa, diciamo, non alla normalità, ma qualcosa che doveva in qualche modo ricondurre ad essa. Secondo me
si sta coniando, almeno secondo la nostra filosofia, si sta sviluppando quello che prima era un astrattismo forse più, come posso dire, da informatici o da slogan, che in realtà è una realtà tangibile, ovvero l'omnicanalità. Oggi credo che un retail vincente, appunto per le condizioni che si sono sviluppate e anche l'opportunità che ha avuto un certo tipo di clientela di avvicinarsi al mondo digitale, forzatamente, ma si è avvicinato, di creare appunto questa esperienza in qualche modo continuativa tra un acquisto e un'interazione digitale con l'acquisto e un'interazione in rete fisica. Oggi i nostri clienti, in realtà, io mi considero tale sia per, diciamo, l'azienda per cui lavoro, ma anche ovviamente vivo nel mondo e quindi mi considero tale anche come consumatore. Credo che ancora di più si richieda nelle reti fisiche la possibilità di poter fare acquisti veloci, in sicurezza, non perdendo ovviamente la qualità della professionalità degli operatori all'interno del punto vendita, e quindi l'introduzione di soluzioni tecnologiche che permettono di digitalizzare questo processo diventa fondamentale. Quindi io direi, per darti una risposta, una reale omnicanalità coadiuvata e sostenuta con strumenti che permettano di sostanzialmente creare agilità e digitalizzazione all'interno del punto vendita. Bene. Come, perdonami la domanda non pianificata, come fa un CIO che ha davanti degli amministratori delegati, come in questa situazione, a farsi trovare pronto quando succede una cosa complicata come quella che è successa a tutti noi? Qui in realtà non c'è una risposta, no? Sicuramente è molto più preparato un CIO che è curioso, che in realtà vive il mondo del consumo, lavorando ovviamente in un ambito retail, come anche primo interlocutore, diciamo, del consumo stesso, e studiando molto, perché oggi in realtà ci sono tanti profeti, ma in realtà pochi sanno esattamente come si svilupperà il futuro. Ci sono tante tendenze, ci sono delle certezze, che ascoltare anche l'esigenza dei clienti. Noi come gruppo devo dire che abbiamo intrapreso anche un'interazione con i nostri clienti per capire come potevamo seguirli in un cambiamento così radicale e in qualche modo forzato nel consumo e nell'accessibilità allo stesso, facendo delle survey, chiedendo a loro anche di ispirarci per poter mettere in campo delle strategie, delle soluzioni tecnologiche che permettessero poi di migliorare le vendite. In realtà gli amministratori delegati in questo momento devono credere molto, dar molta fiducia, diciamo, ai miei colleghi. Oggi il mio amministratore delegato la sta dando al sottoscritto, ovviamente sulla parola, nel senso che non esistono modelli di business che possano rappresentare il futuro, perché nessuno ha mai vissuto un'esperienza di questo tipo, non è neanche assimilabile, diciamo, ai dati storici che ci sono derivanti dalle guerre, quindi da elementi, diciamo, molto lontani a noi, grazie a Dio. Ma questa è veramente una cosa nuova e bisogna ascoltare molto i nostri clienti. La differenza la farà al netto della sostenibilità del prodotto che uno vende, la farà avere degli strumenti che stimolino il cliente a fidelizzarsi maggiormente e rimanere, diciamo, nel network dell'azienda. E quindi tanto studio, tanta immaginazione, ma in realtà finalizzata poi dopo a produrre numeri. Leggo anche nello stare insieme, nel spiegarsi, stare vicini, che anche può essere insieme, stare vicini, la natura dell'associazionismo e dell'associazione.
Ritorno un attimo sull'evoluzione dell'interazione col cliente con Raffaello. Ci dicevi che, ed è così, il vostro è un prodotto complesso che ha bisogno di qualcuno che spiega come sceglierlo, come fruirne e come utilizzarlo. Ecco, questo come si coniuga? Come si è coniugato ora, ma in prospettiva come si coniugherà con una modalità diversa di interazione rispetto aggiuntiva rispetto al negozio? Allora, il valore aggiunto del nostro business format è proprio dato dalla professionalità degli operatori che sono ai punti vendita, che di fatto fanno educazione alimentare, cioè spiegano ai nostri clienti come alimentarsi in maniera congrua rispetto al proprio stile di vita, spesso e volentieri migliorandolo. Il prodotto serve ad accelerare le tempistiche con cui i nostri clienti ottengono i risultati e quindi si crea quel circolo virtuoso per cui vedo i risultati e continuo in quella strada che mi porta a recuperare una silhouette fisica più vicina alle mie aspettative. Per cui è un servizio complesso che deve essere erogato da persone con un titolo di studio idoneo. Quello che abbiamo fatto durante il lockdown è stato semplicemente trasferire il servizio da una fruizione human to human a una fruizione human to human ma in remoto. Fatto curioso, il nostro cliente tipo non è decisamente o forzatamente già digitalizzato, quindi abbiamo dovuto aggiungere 5 minuti al nostro protocollo di interazione con il cliente proprio per guidarlo attraverso l'acquisto fisico del prodotto, quindi apri il sito, registrati, vai sul prodotto, alla fase di pagamento poi è stata quella più complessa perché spesso e volentieri, soprattutto magari da Roma in giù, la nostra cliente non era neanche in possesso di plastic money, quindi abbiamo dovuto utilizzare molto il pagamento in contrassegno. Per cui ci siamo fatti un po' carico di avvicinare all'acquisto digitale chi non aveva fino a quel momento sentito nessuna esigenza di farlo, forti della volontà del cliente di voler invece continuare il proprio percorso di educazione alimentare. Ovvio, la signora Maria, che adesso ha imparato che quanto comodo ricevere i prodotti a casa e che può avere lo stesso tipo di servizio erogato dalla sua consulente preferita senza muoversi da casa, oggi lo sta utilizzando. Per noi è una percentuale abbastanza poco significativa in termini generali, quella oggi rappresentata dalle vendite online, però sicuramente abbiamo aperto un canale in più che viene utilizzato, che può essere utilizzato, che deve essere utilizzato. Molto interessante anche per portare il servizio dove oggi non ci siamo, quindi per capillarizzare ulteriormente la rete. L'appetito viene mangiando. Sono d'accordo sul fatto che anche l'amministratore delegato deve essere curioso e voglioso di trovare qualcosa di nuovo per cambiare, per cui oggi stiamo testando una nuova modalità di franchising che abbiamo battezzato e-franchising, proprio per creare dei negozi virtuali, quindi per dare la possibilità di dare in esclusiva ad affiliati, ovviamente con le capacità tecniche idonee per erogare il servizio che noi diamo, di accaparrarsi una vetrina virtuale, quindi una zona di esclusiva per poter erogare questo servizio. Questo ovviamente è reso possibile solo dal fatto che siamo dotati di una infrastruttura tecnica e commerciale che consente appunto di far arrivare il prodotto a casa dei nostri clienti e anche aver trovato un device che consente al cliente in remoto di avere a 360 gradi la stessa esperienza che avrebbe nel punto vendita. Stiamo testando questa nuova formula di franchising che spero ci possa consentire di capillarizzare ulteriormente la nostra rete e raggiungere sempre più clienti. Estremamente interessante. Torno da Marco. Il vostro prodotto, ci dicevi, non può essere spedito attraverso un corriere, non si può prendere su Amazon. Ecco, quali sono le modalità con cui pensi in futuro l'interazione con il vostro cliente cambierà, muterà? Giustamente per noi non si può parlare proprio di e-commerce o di vendita online, nel senso che il prodotto non può essere spedito, però si può sicuramente parlare di cambiamento di modalità, di processo operativo, quindi in questo periodo abbiamo dovuto, per forza di cose, ma lo porteremo avanti, modificare la modalità di lavoro dei nostri operatori, degli agenti immobiliari, e quindi abbiamo portato
in quel momento tutto sull'online, come spiegavo prima, dall'attività in zona al rapporto col cliente, alla vendita laddove possibile, quindi tutto il processo fatto in maniera in remoto, con le tematiche, le complicazioni che diceva Raffaello, che ovviamente abbiamo riscontrato anche noi, anche se il nostro settore su questa parte qua ha già fatto un salto da qualche anno, quindi con l'avvento dei portali immobiliari, del virtual tour sugli immobili, è un processo già in corso. È chiaro che adesso ha subito un'ulteriore accelerazione. Questo metodo però penso che lo andremo a recepire anche in un diverso approccio con i nostri uffici fisici. Quindi crediamo che debbano essere modificati anche i nostri punti vendita, perché è importante magari andare in un punto vendita per avere sì il rapporto diretto col consulente, ma soprattutto per poter fare le esperienze di visita di vari immobili, magari con degli strumenti un pochino più tecnologicamente avanzati di quelli che uno può avere da casa, ma comunque con un risparmio di tempo molto significativo, e quindi con un'esperienza che ci permetta di portare l'attività sempre più sulla consulenza verso i clienti e non con l'accompagnarli in giro per le città a fare un po' di turismo, a vedere gli immobili quanto sono belli. Quindi è chiaro che questo è un passaggio culturale di metodo proprio di lavoro su cui andremo a lavorare, ma penso che ci sarà non si tornerà indietro, ecco, ci sarà un passaggio in avanti, un'evoluzione che coniugherà la parte online con un differente approccio anche sul fisico. Chiaramente questo passaggio culturale passa per una serie di step, di punti chiave. Uno è sicuramente quello di avere l'approccio più consulenziale, che comunque è un processo già in atto ma che è indispensabile per questa nuova relazione con il cliente. E questo ci porta anche a una velocità di lavoro differente, a una velocità di risposta molto più rapida, appunto, quindi perché il cliente che si abitua a fare le cose in online, in digitale, le fa più velocemente, ti chiede più informazioni, ti fa più domande una dietro l'altra, quindi bisogna cambiare l'approccio su queste cose e bisogna anche crescere dal punto di vista della preparazione, mentre se io vado con un cliente a vedere un immobile, faccio un percorso più lento, mi posso permettere anche una modalità di lavoro differente. Se invece sono davanti a uno schermo, devo rispondere a tante domande con una certa velocità, devo anche essere ben preparato e potermi gestire questa velocità. Quindi credo che tutto sommato questa evoluzione porterà a un miglioramento complessivo proprio nel modo di lavorare, una selezione importante anche sugli operatori del nostro settore. Ottimo, chiedo aiuto alla regia adesso per vedere la Cloud World che abbiamo raccolto, e introduco Donato Dinella. Come dicevo, è responsabile vendite per le grandi aziende, e con lui entreremo un po' nel dettaglio dell'esperienza che abbiamo visto fare dai clienti della nostra rete in questo. Solidità è la parola chiave, sì. Grazie Alessandro, grazie ai nostri ospiti e buon pomeriggio anche da parte mia. Come diceva Alessandro, e anche raccogliendo diciamo una sintesi degli spunti, quello che abbiamo visto è che il Covid ha portato un'accelerazione a un cambiamento che era già in corso, e come vediamo un po' dalle parole chiave che sono evidenziate, innanzitutto la solidità che è rappresentata da la rete, dal sistema del Francesi, e che ha permesso in qualche maniera di superare questo momento di crisi, ma anche di uscirne con la positività, altra parola che ho sentito e che mi ha fatto estremamente piacere nelle vostre testimonianze. È chiaro che questo cambiamento, questa accelerazione del cambiamento ha portato
all'adozione, diciamo, di nuovi modelli operativi, modelli operativi più flessibili, in grado di garantire maggior elasticità e maggior rapidità nel supportare sia una nuova customer experience richiesta dall'emergenza del momento, ma anche di supportare un nuovo modo di lavorare ed anche di valorizzare questa nuova interazione con il cliente che il contesto ha in qualche maniera indirizzato. È chiaro che la maggiore elasticità e l'adozione di modelli operativi più flessibili devono essere in qualche maniera supportati da una maggior resilienza operativa che proprio nel contesto del Covid hanno, come diceva inizialmente Alessandro, anche per determinati settori, garantito quella continuità di business in grado anche di supportare la nostra quotidianità. Il tutto chiaramente impone questi nuovi modelli di operativi più flessibili e questa cambio di paradigma nella relazione con il cliente chiaramente ci pone anche necessariamente un'esigenza di mettere più focus sull'aspetto della sicurezza per proteggere sia i sistemi che supportano il business, ma anche per proteggere in maniera estremamente importante le informazioni relative ai nostri clienti dai potenziali attacchi esterni. Come Vodafone, che ruolo possiamo avere e come vediamo, diciamo, questa evoluzione del retail? Innanzitutto l'aspetto della logistica diventa un punto di forza di questi nuovi modelli. La logistica non più intesa solamente come lo spostamento delle merci dal magazzino verso il punto vendita, ma anche lo spostamento delle merci dal punto vendita verso il consumatore finale, dove la tempestività in qualche maniera garantisce un po' quell'esperienza che diceva prima Luca Castellano, in cui bisogna garantire un po' quell'emozione che l'acquisto nel punto vendita in qualche maniera riusciva a dare. E Vodafone, attraverso delle applicazioni mobili che sono proprio che poggiano anche sulle soluzioni RFID, in grado di gestire al meglio le merci nel magazzino, riescono diciamo a ottemperare a questa esigenza di porre la logistica come fattore di successo per supportare questo modello di business. Però abbiamo detto anche che e abbiamo visto sul mercato che sta cambiando il customer journey del cliente attraverso uno sdoganamento, diciamo, della multicanalità. Quindi oggi il fisico e il virtuale, e l'avete in qualche maniera sottolineato in tutti i vostri interventi, il fisico e il digitale, il fisico e il virtuale devono diventare due mondi complementari e è necessario in qualche maniera avere gli strumenti e delle soluzioni innanzitutto per riscrivere questo nuovo customer journey del cliente e capire quali sono i touch point rilevanti per il proprio settore, per fare in modo di intercettare, diciamo, la volontà del cliente, ma poi anche tutta una serie di soluzioni ed anche iniziative, cito l'Happy Friday, per supportare un po' il Drive to Store, per cercare di comunque mantenere nella fisicità e in quell'emozione che l'acquisto fisico dà una centralità e una centralità del cliente e della sua relazione con il punto vendita. Analisi che non solo in qualche maniera supportano la nuova definizione del customer journey, ma anche analisi che ci possono permettere di migliorare la distribuzione dei punti vendita e la loro collocazione sul territorio, ma che possono anche migliorare, diciamo, quelle che sono le
campagne di comunicazione a supporto del brand, ma anche a supporto del punto vendita stesso. Abbiamo detto, abbiamo parlato, diciamo, della nuova relazione che c'è fra il punto vendita fisico o digitale e il negozio. Ecco, l'emergenza ha spinto, ha accelerato l'adozione di soluzioni tecnologiche in grado, diciamo, di alimentare questa nuova tendenza in new local, quindi la possibilità di accedere allo store, accedere all'interazione con l'addetto del punto vendita attraverso un'applicazione, pur essendo non essendo fisicamente nel punto vendita, ma anche, diciamo, quelle applicazioni che fanno interagire effettivamente non solo anche nella fase di preacquisto il consumatore finale con il suo addetto alla vendita da remoto. È chiaro che stiamo parlando di tanta tecnologia, stiamo parlando di tecnologia che in qualche maniera deve essere adottata in maniera senza un grosso impatto per le aziende, e quindi tendenzialmente dovevano essere servizi gestiti, perché poi sono quei servizi che supportano effettivamente il buon andamento del business. Così come l'infrastruttura, come dicevamo prima, deve essere un'infrastruttura estremamente resiliente, ma anche un'infrastruttura con una sua intelligenza in grado di supportare nel difficile ruolo che ci ha descritto prima Luca, specialmente in questa fase di grande cambiamento, di supportare effettivamente il business poi nella forma corretta che il momento stesso ci impone. Come ultima istanza, ma non per ordine di importanza, il tema della sicurezza. E qui, prima di concludere, lancio un po' una provocazione. Pensiamo un po' al fatto che oggi gli hacker si divertono, come abbiamo letto sui giornali, a bloccare le catene produttive. Immaginiamoci se domani si dovessero provare le stesse emozioni nel bloccare i sistemi cassa dei nostri negozi. E quindi la rilevanza anche in questo aspetto, in questo momento di forte cambiamento della sicurezza nella gestione delle nostre applicazioni e dei nostri dati, deve essere sicuramente messa al centro della nostra attenzione, dei nostri pensieri. Io ho concluso una veloce sintesi su quello che sono stati i contenuti di questo interessante incontro. Ringrazio ancora per il loro contributo i nostri ospiti e direi che lasciamo lo spazio per la sessione di domande e risposte. Intanto che arriva qualche domanda, se qualcuno ha domande le può mettere nella chat, è il metodo più efficace, in ogni caso anche con i nostri riferimenti sui social e su LinkedIn potete interagire con noi. Mi porto a casa un segnale di fiducia. Che non dice che sarà tutto sereno, perché non è questo, ma nemmeno, come ci diceva Augusto all'inizio, non è nemmeno lo scenario tragico che forse in un primo momento tutti noi avevamo temuto potesse esserci. Ecco, ci sono delle non c'è una ricetta unica, ma ci sono degli ingredienti che aiutano. Ecco, un ingrediente è studiare, essere appassionati delle cose, dell'interazione con il cliente, della tecnologia e lo stare insieme all'interno delle associazioni, lo stare insieme fra clienti e fornitori, l'essere vicini e l'essere capaci di interagire in modo efficace. Non ho visto accendersi il segnalino della chat, quindi immagino che non ci siano domande.
Ecco, in questo caso io inizio a ringraziare Marco Speretta e Raffaello Pellegrini, ringrazio Luca Castellano, ringrazio Donato Di Nella e ringrazio tanto Augusto, collega, amico, che ci ha dato questa opportunità di approfondimento. E ricordo che questa iniziativa è parte di un programma, quindi continuate a rimanere allineati un po' sui nostri punti di contatto, perché ecco, sono numerose le occasioni di gli argomenti sui quali effettuare degli approfondimenti. Donato ha appena citato quella della sicurezza, che è un argomento molto caldo, insomma, leggiamo tutti i giornali. Purtroppo in questo momento di situazioni indefinite, in alcuni casi non particolarmente chiare, si infilano quelli che cercano di approfittare, insomma, della nostra ingenuità. Ecco, questo è un argomento. Ecco, magari giusto in chiusura, volevo ringraziare per l'ospitalità i colleghi amici di Vodafone. E aggiungo solamente come chiosa che appunto il sistema franchising credo sia estremamente solido e ha dimostrato grande resistenza. Quello che sta dimostrando è anche grande resilienza. Scusate che c'è un grande resilienza, quindi vuol dire capacità di adeguamento, di cambiamento e di appunto adeguamento ad un contesto nuovo. Quello che si è visto chiaramente, Pellegrini e Speretta ve l'hanno raccontato, ma avrebbero potuto raccontarvelo anche centinaia di altri nostri associati, quello che è successo con la pandemia è stata una grande accelerazione di programmi, di progetti già in corso. Quindi, se vogliamo cogliere un lato positivo della pandemia, è questa accelerazione. La cosa importante è non perdere questo abbrivio. Ne discutevo tempo fa con entrambi i miei soci, in particolare uno di loro diceva che hanno messo letteralmente il piede sull'acceleratore un programma che ha già in place. Ecco, io credo che se dobbiamo trovare una notizia positiva in tutto questo disastro che ci ha coinvolto nei primi mesi è esattamente questa. Vodafone credo che abbia messo a disposizione sempre più tecnologia per riuscire a dare un'ulteriore accelerazione. Sono di già 4-5 anni fa i primi programmi per digitalizzare gli store e per rendere il commercio più, come dire, meno fisico, ma mantenendo pure una presenza forte. Quindi io credo che questa sia onestamente, e mi taccio, una grandissima occasione da cavalcare, piuttosto che qualcosa che ci deve far pensare a come resistere con vecchie metodologie, ma piuttosto appunto accelerare ancora con più forza nella direzione di quelli che sono nuovi standard. Non voglio chiamarla nuova normalità perché è un neologismo che non mi piace particolarmente, ma sicuramente con delle nuove modalità di interazione con i clienti, con gli affiliati, tra i canali. Io credo che sia questa la direzione. È stata tracciata in modo un po' violento, ma credo che si possa cogliere il meglio. Grazie mille ancora per i colleghi di Vodafone che ci hanno ospitato. Grazie Augusto per le tue parole. Direi che termini di nuovo e resilienza e forte solidità possiamo concludere, diciamo, questo nostro appuntamento. Rinnovo anch'io l'invito a rimanere connessi con noi e ringrazio anch'io nuovamente Raffaello, Marco e Luca per la loro partecipazione e Alessandro. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie mille a tutti.